Ministero dell'Interno, che ha prescritto nuove e incisive procedure gestionali e di verifica miranti a prevenire episodi delittuosi quali quelli perseguiti dalle procure della Repubblica di Roma, Catania e Caltagirone. Per l'insieme delle ragioni che ho appena esposto, il Governo esprime parere contrario alla mozione in discussione, pur avendo programmato nel tempo il superamento di tutte le strutture di accoglienza in cui sono concentrati grandi numeri di richiedenti asilo, in conformità al Piano Nazionale di Accoglienza del 10 di luglio del 2014, sottoscritto in conferenza unificata. Grazie, Presidente. Grazie, sottosegretario. Il seguito della discussione è rinviata ad altra seduta. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di martedì 4 ottobre 2016, ore 11:30 svolgimento di interrogazioni, ore 14:30 seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge recanti l'istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e delega al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina dei profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, seguito della discussione della mozione concernente iniziative in relazione al centro di accoglienza per richiedenti asilo di Mineo. Al termine delle votazioni, discussione generale del decreto legge recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa. La seduta è tolta. Volevo rimanere.